Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, siamo qui allo stand di Samsung per fare un veloce confronto tra S6 ed S7. S6 è la mia sinistra, S7 è la mia destra. Entrambi in colorazione bianca, quello che possiamo subito notare è che il bianco è leggermente più perlato su S7 mentre è più candido ed è più proprio bianco sull'S6. Qui in foto sarà difficile vederlo, ma in realtà è così. I bordi anche qua, vedete, S6 ha il bordo leggermente scanalato mentre l'S7 è completamente liscio, e abbiamo sull'S6 sulla destra lo sportellino mentre sull'S7 viene portato sopra. Viene rimosso sull'S7 l'infrarosso e possiamo notare che anche la bacca è leggermente diversa, in quanto l'S7 praticamente riprende quella del Note 5, quindi più impugnabile, meglio, perché è leggermente ondulata, mentre S7, come potete vedere, è completamente rigido. Sulla back anche qua colore leggermente diverso, più perlato su S7 rispetto a quello di S6, ma per il resto cosa cambia? La fotocamera, vedete, su S6 è ben sporgente, mentre su S7 sporge, ma veramente in maniera minima, quasi impercettibile. Lato sinistro invece è praticamente identico, anche qua leggera scanalatura per S6 mentre completamente liscio su S7. Sul software cosa cambia? Cambia poco, nel senso che è praticamente lo stesso dispositivo, abbiamo Nova penso sull'S6, però in realtà quello che cambia effettivamente è la tendina di Quick Toggle e di notifiche, che come potete vedere viene leggermente ridisegnata. Le impostazioni invece, una volta che entriamo dentro, sì, cambia qualcosina, ma praticamente nulla, abbiamo il medesimo dispositivo. I display anche qua sono molto simili, cambia veramente poco. Cambia anche il tasto Home, che mi sembra leggermente più rigido e anche più ampio e più largo, questo permetterà di avere una migliore lettura dell'impronta digitale. Nulla che dire, cambia anche la dimensione della fotocamera frontale, come potete vedere leggermente più grande sull'S7. Per il resto abbiamo due dispositivi molto molto simili, entrambi molto belli, entrambi funzioneranno molto bene. Speriamo che sull'S7 la batteria da 3000 mAh ci permetta di avere un utilizzo più intenso e con una minore battery drain, ma questo sarà poi da testare sul campo. Direi che per questo confronto rapido è tutto, ciao ragazzi da Daniele per Spazio Hi-Tech.